finisce la classe, sono finita la Sbemonetizzare, siete sono infaiti sul divano, sigla. Bene, la sigla non l'ho mandata perché sennò poi la gente se ne va. Al posto della sigla, manda uno spezzone di tera. Bella, se mi pensi allora apri WhatsApp. Dopo un po' di tempo il tuo messaggio arriva, ci becchiamo poi magari in centro città. Se ce l'hai proponi un'alternativa. Lo so che sei buona, non sei cattiva. Faccio fuori questi fiori di sativa. Rimani snob, però lo sopporto, che forse è proprio questo che ora mi motiva. Raga, questa è tera, è uscito esattamente il 17. Andatevelo ad ascoltare su Archedarmi, perché tra un pochino arriveranno un sacco di novità. E mi raccomando, supportate la scena underground. Tera fa lo stesso genere di Jamie Tights quando iniziò, quindi magari un domani Tera diventa Jamie Tights, il nuovo Jamie Tights. No, vi prego. Ma magari. Raga. Allora, prima di cominciare, mi raccomando, il like, il commento, la condivisione per le tendenze. Noi vogliamo arrivare in tendenza, non ci arriviamo mai, tranne una volta con Jamie Tights. Magari stavolta riaccade il mio. No, era Fedez. Fedez e Jamie Tights, due. Adesso c'è questa nuova moda. Che di... prima, ma l'avevano già fatto British. Che nuova moda. Loro sono avanti anni. Però, sai perché? Perché hanno Wayne. Quindi non è perché tu dai l'esclusiva Spotify e Spotify ti mette nelle playlist e ti fa guadagnare di più che mettere semplicemente il video spendendo meno, perché ovviamente col video devi spendere dei soldi. No. Invece tu registri in casa tua e metti su Spotify e guadagni il tri... Vero? No, assolutamente. È perché Wayne Santana, detta legge, detta moda, fa il bello e il cattivo tempo, c'è scritto anche su Wikipedia. Va bene. Andiamo ad analizzare questa bellissima canzone. Non è di Jamie Tights, ma è di Frenetic Orange featuring Jamie Tights. Ah, è tutta un'altra cosa. Sì. Cioè cambia, non è loro... Fade e Barlow. Barlo e Fada è diverso. Sì, vai. Ma cos'è, l'hanno fatto rappare sto giro? Ti ricordi su Davide le loro produzioni? Dai, sax. Che mezzo, ragazzi, siete delle ex. Mi chiedi come faccio quando mi alzo presto. Ormai ho 30 anni, sto diventando vecchio. Mi guardo perso pure di parecchio. Oh, oh, oh. Non ha senso come gli animali morti. Siamo controversi, zero competenze. Senza l'odio della gente non sapresti quanto è bello niente. Ma ancora, credici sempre, ama te stesso. Paolo, wow, raga. Dico che davvero non le trovo le note. Dalle giornate quadre toglierti basta andare veloce con me. Che wave. Che sogna, vuole fare i viaggi. Vedi che il beat è partito dopo. Un paesaggio di granaggi. Mi faccio con la lingua prima che quest'attimo se non fai finta. Cazzo. Beh, guarda che ritornello è molto bello, senza il chat. Sì, perché lascia sospeso. Perché poi lo fa rientrare dopo il chat. No, non c'era. Wow, che produzione. Raga, spettacolo. Bella. Di che sax. Wow. Porca tromba. Non è clarinetto. Non si capisce. Porca tromba, raga. Raga, questa va subito nella nostra playlist. Nella playlist questa. Intanto un plauso a Frenetic e Orange. Sì, che ci avevano già abituato bene e ci stanno tenendo. Ma anche a Jamie Tights, che hai spaccato i culi. Porca che ci regali i mixtape che fanno schifo la merda. E la roba bella ce la fai pagare. Cioè, giustamente, la roba bella si paga. Scusami. Ma almeno non regalarci la merda. Tienitela, la gara ai tuoi amici. Io voglio subito leggere il testo perché voglio andare ad analizzare. Anche se è molto comprensibile. Il testo era fighissimo. Il divano serve per gli strumenti, non per star seduti. Bello, perché gli appoggi, quando entri in casa appoggi lo strumento. Mica come due fallitoni. E non stare seduti. Beh, ma in realtà giornate vuote, bella. Caccio. Non mi aspettavo. All'epoca mi contattò qualcuno dei due produttori senza fare il nome. Vabbè, sono in due senza fare il nome. Guarda che non sei pronto a quello che sta per uscire. Sei pronto. E beh, quando dicono così io non sono, non dico mo fa cacca. Invece cazzo che te frega proprio. Invece, mi chiedi come faccio quando mi alzo presto. Se lo detesto. Anche qua non è scontato. Comunque lui ha la possibilità di non lavorare, alzarsi presto e dormire. In realtà si alza presto. Questa è una cosa importante, ragazzi. L'abbiamo scoperta anche noi negli anni. Tu pensi che fare lo youtuber ti alzi a mezzogiorno, fai due video? No, ti alzi alle 7, parla di qua, tarantelle, cose. Devi lavorare. Ti sbatti, ti rompi il c***o tutto il giorno. C***o.
detesto quando me lo chiedi. Ormai c'ho 30 anni, sto diventando vecchio. Mi guarda questa scritta in fronte davanti allo specchio. Ricorda che sono conto. Diverso e pure di parecchio, capito? Ora cantano tenendo in mano i soldi come i manigoldi. Fanno musica senza ricordi, quindi senza la vecchia scuola, senza il e quello da dove viene. Musica che non verrà ricordata. Esatto. Non vedo altra soluzione che tagliare i ponti. Con questa gente. Perché mi fanno senso come gli animali morti, bella. Per esempio, no, un giorno incontra sul treno una persona che si va lì a stare con lui. Sì, taglia i ponti. E lui dice, perché li fa senso? Vabbè, l'ha fatta lui, io non ci voglio centrare niente. Però sì. Mi aspetto che comunque da questa cosa poi ti succeda veramente questo. Vediamo. Siamo controversi, zero compromessi. Il divano è per gli strumenti, mica per sedersi. Siamo sotto, persi, in studio. Ah, perché allora stiamo leggendo da Genius e non. No, stiamo leggendo da Ano. Da Ano, scusate. Scrivo 200 pezzi, premi il grilletto, Nancy. Senza l'odio della gente non sapresti quanto è bello niente. E beh, è vero. Mandali a f***o, esci nel sorridente, bello. Apri gli occhi e spegni il resto. Se vuoi farlo, fallo adesso. Credici sempre a te stesso, Retorico Honest. Retorico Honest, però è figo. Scritta bene. E ricordati che per il suo pubblico retorica non è retorica. No, è grandi verità. È scoperta. Ah. Ed è giusto che sia così. Sì. Perché sì. Serve comunque in questo periodo in cui lui... Non c'è una pochezza musicale, anche sua. Sì. Ogni tanto ricorda da dove viene, proprio ossia questo, dal vero rap, proprio quello di Inoki. Questo è importante, questa cosa. Potrei stare con te, dico per davvero, non dentro alle note. Quindi cambia completamente. Questo è il ritornello. Ah, ok. Riempire di qualcosa le giornate vuote. Toglierti i bastoni tra le ruote per andare veloce. Bello, bella frase. C'è lei che mi manda messaggi. Sta lì che sogna, vuol fare i viaggi. È bella, gli occhi grandi, sembrano paesaggi. Giuro che vorrei portartici dal sole ai ghiacci artici. Ma sono rotto dentro in mezzo agli ingranaggi. Un bacio con la lingua prima che quest'attimo si estingua. Alzati il vestito, slacciami la cinta. Scusa, Ti fermo un attimo perché sembra una cosa questo buttata giù così. D'amore. Sì, sembra una cosa buttata giù così. Però in realtà c'è tanta passione in questa cosa. Sì, qua è bellissimo. Perché il bacio con la lingua, che sembra una cosa tra virgolette volgare, e invece è passione. È passionale. Alzati il vestito, slacciami la cinta, non pensarci troppo, sennò poi fai finta. Anche questo sembra una cosa sporca, in realtà è talmente sporca che ti rimane soft, è bella. Non è stato volgare nel dirlo. Sì, che dici, scoppiamo finché sei infogliata, sennò poi non vieni. Però detta con delle parole molto più dolci. Sì. Guarda che ricordi sempre l'importanza. Sì. Avrebbe potuto dirlo come hai detto tu. Esatto, che dopo devo dargli la vinta. Mi hanno fatto male, pensavo di no, baby. Ma a quanto pare se ti amo mi farai strangolare pure in alto mare. Pesante, bella. Mi odio, poi mi saboto. Resta a casa, mi saboto. Sabato. Che giorno è oggi? No gire. Sabato. No gire sabato. Sabato. Mi odio, poi mi saboto. Resta a casa il sabato. Il sabato. Resta a casa il sabato. Resta a casa il con sabaku. Sabaku. Corro nel pezzo da cui tutti scappano. Non gli altri scappano, ma lui corre. Mi piace il fuoco. Scusami, perché? E gli altri hanno paura e scappano. Lui invece corre perché è troppo più veloce degli altri. No, vabbè, piace voglio capire cosa lo intende. So. Nel tendo che a te ti sembra che sta scappando insieme agli altri, ma in realtà lui corre. Sono quelle piccole sfumature. Figo. Sì. Mi piace il fuoco addosso, sentire il freddo agosto. Penso che qua riprenda anche la copertina di Davide, sì. Che aveva il col giubbotto col fuoco molto che parte bello. Dal cacchio. Cambiare quello che questi qua ci hanno predisposto. Bella. Comunque scrivi il tuo destino. Punk. Scrivi da te, Davide. Di tutti i bottoni premo il rosso. So che non esiste che mi sposto. E poi c'è ritornato. Allora, bello. Ovviamente nell'immaginario il bottone rosso è il bottone dell'autodistruzione o dell'attacco. L'ultimo bottone da premere. Quello del codice rosso, quindi quando sei in alto, emergenza. E lui non ha paura di rimanere lì dopo che ha premuto il bottone. Guarda che è bella, certo. Pro life. Sì. Allora, il pezzo si chiama Giornate vuote. Si divide in due strofe per riempire queste giornate vuote. La parte dove riempie le giornate vuote con la musica. E ti dice anche come affronta il suo essere musicista con tutto quello che ne consegue, haters, mica haters, arcade boys, divani, eccetera, è vero, eccetera. È vero. E la seconda parte della sua vita che è la f***a, che comunque non manca mai. Che in realtà non è la f***a l'amore qua, perché parla proprio di amore a un certo per punto. Per la f***a. No, parla proprio d'amore nei momenti in cui dice, per quanto se ti amo mi farei strangolare pure in alto mare. Ed è bellissima come frase, perché come al solito le donne ti rovinano e quando tu dai troppo amore loro ricambiano facendoti del male. Sì, e per questo che io picchio la mia ragazza. Anche voi satira, oggi, satira. Quando andate a casa picchiate le vostre ragazze, perché tu non sai perché la picchi, ma lei sa perché le prende. Sta scherzando. In più lei si affeziona se la picchi. Donne, sta scherzando. Puoi sempre dire che ha sbattuto contro la porta. È stand up comedy. È caduta dalle scale. Se ti ama, quando, ti picchia. Lui mi picchia all'ospedale. Sì, mia sì. Mamma mi diceva: non dirgli che ti ho tirato gli schiaffi, di che ti sei caduto dalle sei scale. Sei caduto dalla bici. E io avevo quest'ansia che il medico non mi dicesse: guarda, che sono caduto. Quindi un plauso per Jamie Tyson che picchia le pischelle. Ciao! Non è vero. Comunque, raga, la canzone è una bomba. È stata inserita nella playlist Arcade Boys che trovate qua sotto. Ricordiamo che Jamie Tyson spacca i c***i. Jamie Tyson è un altro.
è un altro, è un altro. Jamie Tats spacca i c***i, mentre Jamie Tights è quello dei mistake di merda. Sì, Jamie Tats è quello che spacca i c***i e fa sta roba qua. Va bene a Jamie Tats. Sì, molto. Ciao. Ciao.